Torniamo a parlare di scuola insieme a Sandro Torella. Ciao Sandro, che ti vedo nel tuo luogo naturale, il teatro. Finalmente, beh, sono felicissimo di essere qui nel mio luogo naturale, il teatro, e nel teatro di che parliamo? Di scuola e di asintomatici, sintomatici, per cui questa commistione di elementi. Esatto, perché c'è stata una pubblicazione, sapete che in questi giorni fioccano chiaramente le direttive, le circolari, le comunicazioni. Allora, c'è stato segnalato il caso dell'istituto comprensivo Fare Sabina, quindi siamo nel Lazio, siamo esattamente a Passo Corese, in provincia di Rieti, istituto comprensivo. È stato pubblicato nel sito della scuola questo documento recante prime indicazioni per la riapertura della scuola emergenza Covid. Allora, Sandro, che cosa ti ha colpito? Perché a un certo punto si parla della sicurezza dei lavoratori, quindi cosa succede se un lavoratore della scuola dovesse appunto avere i sintomi, dovesse essere positivo, ma poi a un certo punto si parla di emergenza, di evacuazione. Eh sì, infatti non riesco a capire perché anch'io per il teatro, per quanto riguarda per adesso i corsi, poi vedremo in futuro, per quanto riguarda gli spettacoli, se riusciremo a farli con un pubblico molto selezionato, diciamo più che altro ridotto, e già per me diventa un problema gestire questo spazio che vedete dietro di me, questo. Per una scuola non capisco, infatti ho letto, c'era il primo soccorso. E poi c'è la parte invece che parla dell'emergenza evacuazione, che non capivo se si trattasse di un terremoto o di, non lo so, una guerra batteriologica, un film. E allora sono andato a leggere e in effetti c'è scritto disposizioni in caso di evacuazione emergenze. Evacuazione emergenze, immagino un terremoto o qualcosa di simile. Allora, continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza. E ok. Il banco non è più utilizzabile per andare sotto al banco in caso di detriti che cadono dal soffitto. Integrativamente a quanto disposto si aggiunge quanto segue. Ogni unità di personale scolastico e alunno deve indossare la mascherina, che ho pensato non fosse legata al terremoto, posto che si tratti del terremoto, al fine di evacuare correttamente anche in deroga, mi è uscito fuori un evacuare un po' tipo proroga, devi scusarmi, è un vizio, il rispetto della distanza interpersonale. Ma stiamo evacuando da cosa? Non riesco, cioè, è qualcosa che sta accadendo nell'ambiente, perché pure mantenere una distanza mentre fuggi da un terremoto, cioè è un terremoto o una guerra batteriologica, un film o altro, e via dicendo tutto quello che bisogna fare. Poi in fondo indossare mascherina chirurgica o mascherina FFP2, occhiali protettivi, camice monouso o camice in cotone lavabile a 90 gradi, perché poi lo spiega con dettaglio, guanti in nitrile e vinile. Il nitrile, non so, è un cavallo, che cosa, no? Il vinile, lo sappiamo, sono i dischi, calzari chiusi con fermo tallone antiscivolo, ma sembra evidente, infine. Caratteristiche del termometro, avvertenze d'uso, registrazione della temperatura. Infatti non capivo se l'emergenza, ripeto, sia qualcosa rispetto alla salute del singolo, collettiva, non si capisce. E poi sul finale, rilevare la temperatura. E per quanto riguarda il caso di adulto che presenta febbre, spiega, e poi nel caso di alunni. Nel caso di alunni asintomatici, ma con temperatura superiore ai 37,5, non so asintomatici, perché se c'hai 37,5 vuol dire che c'è un sintomo. Credo, poi ripeto, sto dentro un teatro, faccio l'attore, non sono un medico, però leggendo quello che leggo, leggo che, oddio, che ho letto, perché non riesco a capirlo. Cioè si parla prima dei lavoratori, poi di un primo soccorso nel quale non vengono assolutamente chiamati i genitori, e poi c'è una terza fase che è l'emergenza e la fuga, non so da cosa, e nella fuga, nel caso di alunni asintomatici, ma con temperatura superiore ai 37,5, io ho avuto un attimo di dissonanza cognitiva e chiedo a te, Lumi, Fabio, ci hai capito qualcosa? Non so se il pezzo comico è il tuo o della Io leggevo, io comunicazione. leggevo. Non è un pezzo comico, ho letto. Poi, francamente, non si capisce cosa c'entra appunto poi nel senso, se si parla di Covid, no? Nel senso, il Covid non è un terremoto, non è non so, un tornado per cui devi evacuare, cioè, Allora, non questo. economicamente è un terremoto e sembra che sia tornado, che simpatico, perché c'è una seconda ondata. Grazie.
Dipende per quali, di quali evacuazioni si parla, poi, ovviamente. Qua non parla di toilette, sembra che parli soltanto dell'interno. Poi alcuni istituti sono veramente decessi, ma insomma non so di che cosa stia parlando. È difficile veramente capire il senso e non è ben dettagliato. Giustamente qualche genitore mi ha chiamato, a meno che dice che ne so, e mi ha detto, dice, tu che cosa ne pensi? Dico, non ne so nulla. E dopo che l'ho letto, ne sapevo ancora di meno, perché non sono proprio riuscito a capire il senso, la struttura. Ripeto, sono tre blocchi. Il primo blocco parla dei lavoratori e fino a lì parliamo dell'ambito lavorativo, degli insegnanti, impiegati e ok. Poi, seconda parte, primo soccorso, che presumo si applichi a chiunque, per cui bambini, adulti, insegnanti, allievi, tutti. E poi una terza parte, che non riesco nemmeno a dire, vedi, c'ho il vizio della RAR. La terza parte che riguarda invece questa emergenza e questa fuga, evacuazione, per che cosa? Cioè, se uno c'ha la febbre, non è che un'evacuazione. Cioè, esistono starnuti potentissimi. Mio padre ne è un. Però, insomma, non credo che inondi. No? Come dicevo Beh. l'altra volta, Jovanotti che canta "Sono solo stasera", sicuramente potrebbe inondare una scuola, però è una frase dei Jovanotti. Beh, lì ci vuole la visiera anche, i Canta di sassi. casco, figurati, certo. Comunque, questo conferma, diciamo, la confusione che regna, diciamo, in generale. Queste scuole, no, secondo me, sono in grande difficoltà anche nell'elaborare queste comunicazioni, come si può vedere, cioè, nel senso, è proprio, l'emblema di quello che sta accadendo. Sì, nel senso io starei in difficoltà a pubblicarle, sono in difficoltà nel leggerle, immagino i genitori, la confusione è tanta, so che hanno provato a scrivere direttamente al ministro per ministra, non so come si dice, ormai non so più nulla, per avere delucidazioni, gli è stato risposto, i genitori verranno chiamati. E ok, ma chiamati è un conto, in che maniera vengono chiamati per fare cosa? Che cosa accadrà? Qual è la distinzione fra lavoratori di primo soccorso e evacuazione? Perché si parla di evacuazione? Ma soprattutto, uno asintomatico. Ci può avere 37 e mezzo di febbre. Che asintomatico è? Qua abbiamo gli asintomatici che diventano malati senza febbre e poi con la febbre sono asintomatici. Io mi sento male però, capito? Non riesco a capire. Aiutatemi a capire. Ho E difficoltà. allora facciamo l'appello se qualcuno ci aiuta a capire, perché forse siamo limitati noi. Io, Sandro, ti ringrazio molto, ti auguro buon lavoro lì nel teatro e ci risentiamo presto. Grazie, Fabio. Ciao, ciao a tutti.